Guido, siamo ancora così. Ah, perfetto, questo funziona. Funziona? Sì. C'è qualcosa. Soldato il 3:24, quindi 4 ore la sera. L'hai già consumato e poi partire. Intanto qui è già, sta già andando, bene. Ce l'avete tutti scritto, così si fa presto gli altri. Io l'ho scritto, bello. Paolo ce l'ha scritto così, bene. Perché l'altro è... Cioè, potrei fare l'altro volumetto, no? Potrei fare un volumetto. Sì, si fa un volumetto. Beh, iniziamo. Vai. Cari amici, buonasera a tutti, sia quelli che sono qui presenti, quelli che ci seguono, come si dice, a distanza, e quelli che poi vedranno la registrazione che è su YouTube. Il nostro convegno è dedicato a Giovanni Spadolini e l'eredità di Viesse, promosso dalla Fondazione Spadolini insieme al Gabinetto Viesse nell'ambito delle iniziative per i 100-200 anni del Gabinetto Viesse. Queste iniziative si sono svolte con mostre, con pubblicazioni. E questo convegno era un atto dovuto, una sorta di omaggio a Giovanni Spadolini, perché nel dopoguerra, diciamo, oltre il libro di Raffaele Ciampini, che è la biografia nota, una scoperta di Viesse di cui ben poco si scriveva o si parlava, è stato Spadolini a rilanciarlo, partendo soprattutto dal 78, dall'anniversario bicentenario della nascita di Viesse, e poi con il suo grande amore per la nuova antologia, che si collegava così direttamente all'antologia. Quindi io introdurrò questo nostro convegno, con dando poi la parola ai relatori, con un intervento sul tema preciso, Gobetti e Viesse. Perché Gobetti e Viesse? Gobetti e Viesse sono stati veramente i punti di riferimento della vita di Spadolini. E lui spesso, scrivendo in varie occasioni, cercava di trovare un nesso, un collegamento fra questi due personaggi. E quindi ho cercato di ritrovare quelle pagine, quelle parole che mettevano i due così fondamentali nella formazione e nella vita stessa di Giovanni Spadolini. Dice il professore: c'era qualcosa in Viesse che anticipa Gobetti come impresario di cultura, una fede illuminante nella carta stampata, l'editoria come veicolo dell'illuminismo, e una vita tanto più lunga di quella di Gobetti, anche meno eroica, impegnata a formulare progetti, a schizzare piani e anche a realizzarli. Dopo la morte dell'antologia nel 1833, penserà perfino alla rivista da chiamare La Fenice, La Riapparizione. Resterà tutta la vita con la nostalgia di quella sua antologia, un po' la rivoluzione liberale del nostro Gobetti. Con questo parallelo, Spadolini inseriva il profilo di Giovan Pietro Viesse nel volume Gobetti, un'idea dell'Italia, che nell'ottobre del 1993 raccoglieva tutti i suoi scritti dedicati all'apostolo di rivoluzione liberale e concludeva con un richiamo all'amico Eugenio Montale, anello ideale di congiunzione fra due personaggi, direttore sotto il fascismo del gabinetto scientifico letterario creato dall'antico commerciante di panni di Oneglia, fino ad essere allontanato nel 1938 per avere rifiutato di prendere la tessera fascista, il giovane autore scoperto da Piero Gobetti editore, che stampò la prima raccolta di poesie del futuro premio Nobel Ossi di Seppia nel 1925. I problemi dell'Italia di domani sono gli stessi dell'Italia di ieri, e ancora Spadolini che parla citando Montale: occorre vincere la crisi morale che in tanti momenti devasta la nazione italiana. E Gobetti ci aiuta come nessuno, è il compagno di strada, qui è Montale, uguale a noi, migliore di noi, l'uomo che fu cercato invano da una generazione perduta, l'uomo che noi ci ostiniamo a cercare ancora nella parte più profonda di noi stessi. Gobetti, Viesse, pur così lontani fra loro nel tempo, pur così diversi, entrambi punti di riferimento ineludibili nella vita di Spadolini. La scoperta di Gobetti risale agli anni del ginnasio Galileo e sarebbe stata definitiva. Nella mia vita Gobetti è stato l'inalterabile punto di riferimento, il costante termine di paragone nelle convergenti, nelle discussioni, negli approfondimenti, anche nelle revisioni. E chi non rivede costantemente se stesso? È nella libreria fiorentina Giorni, che esiste tutt'oggi,
quasi attaccata al Liceo Galilei, che Spadolini scoprì tra 1937 e 1968, aveva 12 anni, il paradosso dello spirito russo. In fondo allo scantinato, come all'epoca conveniva a un autore quantomeno scomodo. Poi, per la rivoluzione liberale, lo stimolo del giovane acuto lettore a impegnarsi in quella revisione radicale con la classe della storia italiana che percorse i suoi primi studi, che salvò le sue prime indagini dedicate alla storia della formazione dell'Italia a Nazione e Stato. In questa sede, per il tentativo di Raffini, ci interessano in particolare le riflessioni di Spadolini sui cosiddetti riti. Il professore che citava spesso il giudizio di Croce, espresso nel corso di un colloquio avuto con lui all'inizio degli anni 50. Sarebbe stato un grandissimo editore se ne avesse avuto il tempo, sono le parole del filosofo. Editore è da quanto scopritore di talento. Covetti stesso aveva confidato al devoto Franco Antonicelli la sua concezione dell'editore di amore, creatore da nulla che sembra riuscito a dominare il problema fondamentale di qualunque dossier, il giro degli affari che garantisce la moltiplicazione infinita di una sia pur piccola quantità di circolamento sul tema. La casa editrice per Covetti inseparabile dalla rivista. Quando apre la serie della rivoluzione liberale, neanche 21enne, nel febbraio 1929, parla ancora di edizioni delle 11:02, così stimo tra periodico e casa di cultura. Ma un impegno nominante della carta da stampata appare sulla rivista come l'annuncio delle edizioni de la provincia, tanto più lunga e non esclusivamente anche meno eroica, non rigorosamente a formulare progetti, a schizzare piani e anche realizzare. Lo eviterà più tardi. Dopo la morte del Pantacilia nel 1800, divenuto proprietario attraverso la fondazione della rivista Media dell'Italia. Che nell'ottobre del 1900 via da subito raccomandava tutti i suoi scritti quaderni dedicati alla persona fascista, che ha oggi il gabinetto scientifico letterario, creato dall'antico commerciante in confronto ai 114 film adesso in 3 anni da Piero Covetti d'Otto, il futuro prima la società con di Settarino, poi dal 1900, quando le prime persecuzioni fasciste dell'Italia di Roma sono gli stessi dell'Italia ad abbandonare il campo. Ancora Spadolini, editore che fa tutto, inventore di libri, correttore di posti, la gente di vendita, di spedizioni e fu cercato in vano, editore e autore si identifica, l'uomo che noi ci stiamo a cercare secondo il filone della la voce profonda, al quale Covetti in quegli anni Covetti esplicitamente si pur così lontani, poche casse editrici, pur così serenzi, il grafismo cantante di quella nella vita di Spadolini, nelle stesse nelle discussioni, negli approfondimenti, anche nelle revisioni, e chi lo rivede costantemente, nelle esplorazioni e raddomande, e nella libreria fiorentina giorni, nell'amore della scuola. Quasi ancora al liceo Galilei, esatto, che Spadolini scoperto da Antonicelli, 1936, la mia figura di leone di Santo di 12 anni. Il paradosso dello spirito è in fondo allo scansinato di quella decisione radicale ci avrà salito la storia italiana, che lo scorso il suo primo sentito, che salvò le sue prime indagini per intervettare la forza di libri di Silvia e di Milano. Sono preparati gli annunci di quegli altri liberali, di particolare per il pubblico, le inserazioni particolari e le divisioni di Salomini, che ha visto un errore nuovo, un professore che si citava spesso, che gli era segnato, ora presto 40 minuti di e da quando questi operatori che chiedevano a me dovetti scrivere aveva consegnato un certo Franco aiutato in fa sua comunicazione di canzone di amore arrivato a fuori da nulla quando si è riuscito a nominare la prima funzione schiodata e anche se non è vacanza e febbraio di esemplare parla ancora di frigioni dello sorgino nel foglio che si stiamo a periodica e casa consolare che non riconoscevano la formata e negli occhi a schizzare i piani anche io non ho fatto nessuna che dopo la morte di Pantacilia in 300 di venuto proprietario della stazione che ha oggi il gabinetto scientifico devo combinare niente alla scelta per confrontare 114 film che ha pensato tre anni che ha fatto un editore che ha fatto un tutto solare vettore di concorrere con il cerebro gente di meno di noi che fu cercato da l'editore che io presi
discorso dove Gesù si trova a cercare secondo il timore della paura il giorno al quale comincia se stessa nella discussione nega profondamente anche nelle diverse e questo rivelamento scopre che la desecolazione è la vita della vita dell'amore non sono storici anche quasi ancora la faccia dato che esatto che Spadolini sento non te batterà fondamentalmente la sempre risposta è un libero di scelta di obbligare per seguire il mondo dello spirito di ricatto che fonda lo scansinato per la decisione della vitale si è passato solo con il presidente che non si è chiuso che ci si dice di salvo messo quello che non si è rinchiato la storia di Maria che si è inviato qui andando a prendere il mondo di questa salvatura di che ci sono stati di una di quelle parole non successivo per Spadolini l'incontro con Gessé da collocarsi nel secondo dopoguerra probabilmente da quando Spadolini eredita la guida della nuova antologia a metà degli anni che quando ha morto in antologia in quel genere di vita di Italia da Sassini a oggi il cammino di solo e la vita di Italia e poi in modo aperto dal 1972 una volta entrato in Parlamento e il Parlamento alla fondazione che unisce con un vincolo indissolubile e essa nella discussione anche nelle diverse e questa serie di l'amico Sandro Rogali e all'istituzione del centro studi sulla civiltà toscana fra 800 e 900 illustrato da Gabriele Polini. Il giorno stesso in cui lasciava Palazzo Chigi, il Gessé industria culturale che implica in sé la nascita di una cultura di popolo e poi di massa in Italia. Gessé rappresenta il momento in cui rompe il vecchio schema di una cultura la sua rivista, l'Antologia, è la prima in Italia che corrisponde a una distribuzione di alcuni articoli, ma con criteri di assoluta discrezionalità paternale. Il gabinetto come officina culturale è nel suo genere perfetto. Un gabinetto di lettura può e poi in modo aperto dal 1989 una volta entrato in Parlamento.
titolare di ogni giudizio, cercare di conoscere il nostro lavoro, per quale volete dovete continuare alla fondazione tempi diversi e modi diversi di salute, ma con la stessa salute di Gesù, e il mio fonte di anche nel mondo di questa serie di loro di Dio sono state di questa situazione della Roma e della Roma di Gesù in dall'istituzione del piano immediato di Giulia della chiusura della testata che potrebbe essere sottoscritta in larga misura da Piero la sua rivista, la Vittorio Spadalini, è la presa di un paragone che poteva sembrare ma con credenza e l'altro disprezzo di realtà parte di una a far sentire il gabinetto del padrone Un giorno si
giornali di Gattano, la scolorita, la sua vita, e la presa di un'area che corrisponde al tremendo sacco. E la presa di un'area che corrisponde al tremendo sacco. Un'incisione, informava, dilungandosi in una dettagliata descrizione, tratta da una tela del nipote Emilio Biessier, datata 1852, tela che invece si trova nell'archivio storico del gabinetto Biessier. Quasi 20 anni dopo la chiusura dell'antologia, per decisione del governo granducale toscano, nel momento della massima depressione e malinconia del ginebrino fiorentino.
Dessier, che ha superato i 70 anni, è seduto alla sua scrivania, sullo sfondo una tenda fermata da un cordone, sopra la scrivania uno scaffale con libri e giornali, di lato uno sgabello con altri libri e giornali aperti. Oltre ad indicare che si trattava di una stampa modestissima anche come incorniciatura e di averla vista per la prima volta nella vecchia sede del Collegio Romano agli inizi degli anni 50, quando la nuova antologia aveva ripreso la sua tradizione di organo di cultura liberale attraverso la mano accorta di Mario Ferrara, Spadolini proseguiva in un minuzioso e per certi aspetti sorprendente esame del ritratto di Dessier. Perché tanta sollecita attenzione? È l'autore stesso a suggerire la spiegazione. Quella stampa ammiccante e allusiva, amata anche da Antonio Baldini oltre che da Ferrara, aveva seguito i vari trasferimenti di sede della rivista, a simboleggiare la continuità fra l'antologia di Giovan Pietro, le cui pubblicazioni si interrompono nel 1833, e la nuova antologia nata 33 anni dopo nel clima della Firenze Capitale. E Spadolini, ricorrendo ancora al panorama autobiografico, sottolineava che non era un caso se la copia dell'antologia appartenuta a Francesco Protonotari, il vero promotore delle iniziative che avrebbero portato alla nascita della nuova antologia, fosse poi arrivata nelle sue mani, così come gli era giunta quella della nuova antologia presente nella collezione di Silvio Insonnino. Insomma, quella stampa costituiva l'ultimo simbolo della continuità di un secolo e mezzo di storia nel solco dell'esempio di Dessier e di quanto aveva rappresentato nelle culture italiana ed europea dell'Ottocento. Ma era anche il simbolo di quel gabinetto di lettura che per noi quindicenni degli anni 40, affermava Spadolini tornando alla memoria personale, era stato soprattutto il ricordo dell'ideale sommessa presenza di Eugenio Montale, fino al 38, appartato e silenzioso direttore, e che nel periodo della liberazione aveva evocato una realtà con un suo peso notevole, quella del Mondo, il periodico nato nel 45 sotto la guida di Alessandro Bonsanti, in collaborazione con Arturo Lore dello stesso Montale. Ebbene, i fermenti culturali nell'Italia uscita appunto dalla liberazione richiamavano direttamente a Dessier, al suo liberalismo civile, accogliente, eclettico, senza manicheismi e fanatismi di alcun genere. L'irriducibile circolo Dessier, nonostante i deliri vittori, era riuscito a mantenere il suo carattere risorgimentale, quindi europeo, anche grazie a quegli intellettuali che avevano gravitato attorno all'istituto e a riviste come Solaria, muovendosi in un clima, dirà Spadolini, di assoluto afascismo, non tanto di un antifascismo militante operoso, inteso quindi come completa estraneità ai temi del fascismo. Spadolini credeva fermamente che su quella tradizione ottocentesca e nelle sue salde propaggini nella prima metà del Novecento si fondasse il gabinetto scientifico letterario con cui continuava ad essere identificato il nome di Dessier, pur con tutte le variabili dei tempi, scriveva. Per Firenze, Gian Pietro Dessier, il gabinetto di lettura, la biblioteca circolante, le sale dove si vanno a consultare le riviste straniere, un mondo che certo appartiene ad un tipo di società per tanta parte superata o anacronistica. Oggi che il libro si butta via, si compra e si lascia tante volte nei treni, in antitesi col culto quiritario e possessivo di una volta. E non a caso citava spesso e volentieri Giuseppe Prezzolini, che con il suo patrimonio, scriveva appunto Prezzolini sulle pagine del Corriere della Sera, ricordava come le ore passate al Dessier per lui fossero state importantissime, dicendo che con il suo patrimonio il gabinetto Dessier aveva contribuito a fare di Firenze la città d'Italia meglio fornita di aiuti pubblici per gli autodidatti. Era il 1978. Un anno dopo ricorreva il secondo centenario della nascita del commerciante ginebrino e Spadolini fu tra i pochi selezionati chiamati a collaborare ad una ormai introvabile plaquette promossa dall'Istituto per l'occasione. Due pagine intense che evidenziavano proprio come la rinascita del gabinetto Dessier nel Novecento fosse inseparabile per la storia di Firenze dal passaggio ideale della liberazione della città. Di nuovo tornava il parallelo tra tradizione e modernità.
Mentre Piero Calamandrei aveva promosso un dialogo fra le diverse culture, un armistizio tra le pozzanti fedi, il gabinetto di Palazzo Strozzi aveva ripreso dal programma mai ammainato del suo lontano fondatore l'impegno ad esaltare i valori della tolleranza, del colloquio, di quello che oggi si chiama, con qualche stucchevole enfasi, il confronto. Veniva menzionato ancora il mondo di Bonsanti e parimenti veniva fatto il nome del presidente Ugo Castelnuovo Tedesco, ricordato da Spadolini per le sue qualità di animatore di cultura, promotore di fiorentinità, non dialettale né vernacolare, convinto sostenitore di una Firenze europea, ponte dell'Europa contro ogni provincialismo, anche contro ogni neghittosità accademica. Questa era l'eredità di Liessier del gabinetto, colta da Spadolini nel suo valore di provocazione intellettuale, non di contemplazione retorica. Un'eredità che continuava a reggere al ritmo vorticoso del consumismo e che, in un bilancio ideale della storia intellettuale di Firenze, si imponeva grazie alla sagacia e alla pazienza, sono parole di Spadolini, di Bonsanti. Sì, perché l'amico scrittore, nominato direttore dell'istituto nel 1941, era fedele, così come il poeta suo predecessore, a quella laica e scabra visione della vita che non consente di intascare nessuna certezza e di fruire di nessuna rendita di posizione. Di nuovo, immediata è l'evocazione del padre fondatore dello stabilimento ottocentesco, dal momento che qualunque progresso della cultura, scriveva Spadolini, nasce da quella religione del dubbio che l'italo-svizzero Gian Pietro Liessier trasmise ai fiorentini del suo tempo e che da allora non si è mai oscurata al di là delle violenze e delle prevaricazioni sempre effimere. Questo tenendo ben vivo il nesso irrinunciabile fra cultura e libertà. Se sfogliamo le molte e fitte pagine della lunga storia del gabinetto Liessier, ci imbattiamo svariate volte nel nome di Giovanni Spadolini, che tra l'altro nel novembre del 71 era stato nominato dall'allora rettore e membro del consiglio di amministrazione dell'istituto in rappresentanza della facoltà di scienze politiche Cesare Alfieri, una sorta di formale riconoscimento a sancire lo stretto legame che univa il professore a quel luogo tanto amato, carica mantenuta fino al momento della sua scomparsa nell'agosto del 94. Sorvolando sui numerosi interventi scritti, spesso introduzioni, in volumi promossi dall'istituto, tra cui mi piace ricordare Stampa d'Oggi, che nel 1959 raccoglieva i testi delle conferenze presentate per l'omonimo ciclo ideato da Bonsanti due anni prima, si tratta per lo più di inviti a partecipare a iniziative organizzate tra Palazzo Strozzi, nella Sala Ferri, e Palazzo Vecchio, come per esempio il 20 ottobre del 1979, quando alla presenza del sindaco Elio Cappugiani tenne il discorso celebrativo per la già menzionata ricorrenza del bicentenario della nascita di Giovan Pietro Liessier. Solo l'anno avanti aveva presenziato a Strozzi all'inaugurazione della prima mostra dell'Archivio Contemporaneo, tenacemente voluto da Bonsanti, di cui oggi porta il nome. Quell'archivio, scriveva Spadolini, nato nell'ombra del gabinetto Liessier, che fonda insieme i trasalimenti della contemporaneità con l'ombra vetusta degli archivi. E non a caso, proseguiva, Archivio Storico Italiano si chiamerà la seconda delle riviste in cui il mecenate impresario italo-svizzero tradusse il suo inesauribile magistero editoriale. Del nuovo settore, istituito in seno alla grande biblioteca circolante, Spadolini coglieva il complesso e delicato disegno di un vero programma culturale, che spaziava dall'Ottocento, con quanto attinente alla figura e ai tempi del fondatore, al Novecento, di cui il Liessier, per il tramite di movimenti culturali, di circostanze e soprattutto, come qualcuno ha detto, di persone, è stato punto di riferimento essenziale. In altra occasione Spadolini ha definito l'archivio il ritratto e l'autoritratto dell'Italia del XX secolo, così come l'antologia lo era stato per il XIX, permettendo a Firenze di assumere un ruolo essenziale nel quadro della cultura europea. Piace parimenti ricordare che il giorno della presentazione, era il 20 maggio del 1978, Spadolini si soffermò anche sulla formula felice, la chiamava, dell'intestazione del nuovo settore, che vedeva uniti due termini,
sempre parole di Spadolini, purtroppo quasi sempre ritenuti incompatibili, il concetto di archivio e il concetto di contemporaneità. E nel menzionare le difficoltà incontrate molti anni prima al Cesare Alfieri per dare vita ad una cattedra dedicata alla storia contemporanea, che nel 1960 fu istituita, a causa della resistenza dei vecchi professori dell'antica tradizione togata, sono sue parole, che lamentavano la mancanza o l'insufficienza di fonti documentarie cui appoggiarsi, aggiungeva: devo dire che solo a Firenze poteva sorgere l'idea di fare un archivio contemporaneo, un'idea in cui l'intelligenza e la fantasia si combinano, rilanciando la funzione vitale dell'archivio come strumento interdisciplinare di conoscenza per l'approfondimento della cultura moderna e contemporanea. E questo naturalmente nel nome della tradizione di VSE che, sottolineava con passione ancora, fu veramente un promotore di cultura come cultura contemporanea e di cultura come servizio dei cittadini, due concetti che rompevano lo schema accademico in cui aduggiava la vecchia cultura italiana. E sempre nel 1978, il 24 luglio, quindi in piena estate, insieme a Bonsanti promosse in un perfetto continuum la presentazione in Sala Ferri del fascicolo doppio della serie fiorentina della nuova antologia, con relatori Mario Pedini, allora ministro della pubblica istruzione, già ministro dei beni culturali succeduto a Spadolini, Lelio Lagorio, presidente della Regione Toscana, e Alberto Senzini, allora direttore della Nazione. Nell'introdurre quella che chiamò una semplice festa della cultura, sfidando anche il caldo e dimostrando come i fiorentini siano affezionati alla nuova antologia, Spadolini tenne subito a precisare: abbiamo scelto la sede del gabinetto VSE per una ragione profonda. VSE è stato in realtà il fondatore anche della nuova antologia e il suo gabinetto è stato la base economica per l'antologia, che fu la prima impresa di industria culturale. Solo questa sede, solo questa stanza, solo questo nome VSE potevano tenere a battesimo, 100 anni dopo, il ritorno sulle rive dell'Arno della rivista che 3 volte è nata a Firenze, nel 21, nel 66 ed oggi. Ogni occasione era buona per ribadire un'affezione fondata sui valori di una tradizione ottocentesca riflessa nella modernità, guardando sempre al presente, talvolta anche con un filo di sottile ironia. Come per esempio quando il 17 novembre del 1975, nell'introdurre la presentazione del nuovo periodico Tutto Libri, precisava di essere lì non nella sua veste di ministro ai beni culturali, bensì come consigliere di amministrazione del gabinetto VSE, questo istituto così antico e così caro a Firenze, dove io rappresento l'università, due cose povere che si intrecciano, l'università e il VSE. Nell'andare a concludere non possiamo non tornare al nome di Bonsanti e alla sua direzione, rappresentativi di un paesaggio civile e culturale in cui, affermava Spadolini al momento della scomparsa dell'amico nel febbraio dell'84, quando ricopriva la carica di primo cittadino di Firenze, si mosse l'opera instancabile di questo scrittore esemplare, di questo umanista antico, successore non a caso di Eugenio Montale nella guida del gabinetto VSE. Bonsanti era per Spadolini l'interprete ideale della lezione ottocentesca, con il suo spirito europeo e cosmopolita, che gli faceva aborrire ogni vocazione di strapaese e tentazione vernacolare. A corroborare tale stima stava inoltre, come ha ricordato molto bene Cosimo Cecuti, il lungo sodalizio che li legò, nonostante tra i due corressero oltre 20 anni di differenza di età. Un rapporto straordinario, scrive Cecuti, il loro, soprattutto culturale, una cultura politica e civile che pervadeva entrambi. Del direttore, ma anche dell'uomo, uno degli ultimi grandi fiorentini che io abbia conosciuto per il senso di equilibrio, di tolleranza, anche di sopportazione che lo distingueva, Spadolini apprezzava il forte senso dell'istituzione, l'indubbia qualità di organizzatore culturale, la volontà di recuperare le radici del gabinetto ottocentesco in vista del presente e del futuro, nel nome di una vocazione interdisciplinare da rianimare.
Il DSE inteso non come semplice biblioteca a cui abbonarsi per prendere in lettura le novità librarie, ma un più impegnativo e multiforme istituto di cultura qual era alle origini. Il progetto Bonsantiano fu totalmente condiviso da Spadolini, che parlando del sindaco e al tempo stesso del conservatore dell'archivio contemporaneo, ne descriveva la faticata giornata animata dal ritmo di speranze ed iniziative che hanno permesso di trasmettere poi alle nuove generazioni un'eredità di pensieri, affetti, opere costantemente e coerentemente in linea con il magistero di Giovan Pietro. Nel riascoltare oggi alcune registrazioni di incontri in Sala Ferri, a cui Spadolini partecipò nonostante numerosi e prestigiosi impegni romani, colpisce il più volte ribadito compiacimento per essere consigliere del DSE, di cui sempre volentieri portava il saluto, come per esempio il 15 novembre del 1976 per la serata Nel nome di Gianni Vagnetti in occasione della monografia dedicata all'artista da Luigi Cavallo. Un discorso ampio e intenso al tempo stesso che ruotava tra il tema dell'amicizia che lo aveva legato all'artista fiorentino e continuava a legarlo al direttore dell'istituto. L'europeismo, a cui la cultura solariana, Montale prima e Bonsanti poi avevano tanto contribuito dall'entourage del DSE, e in ultimo la fiorentinità, tema come è noto particolarmente a cuore di Spadolini. In chiusura del suo intervento precisava infatti che proprio da quella sede, rappresentativa di una storia contraria a ogni isolazionismo culturale, occorreva spendere qualche parola per non cadere in equivoci e restare vittime di trappole retoriche. E faceva appello alla lezione di Giovan Pietro e del suo gabinetto, alla religione del dubbio a cui accennavamo. Secondo me, affermava, va riscattato e ripreso quello che è il senso vero di Firenze, in un continuo esame di coscienza anche critico delle nostre inefficienze e delle nostre colpe. E in un momento di crisi delle locali case editrici o piuttosto dei giornali, Spadolini invitava a non fare solo lamentazioni verso Roma, verso lo Stato, bensì ad iniziare ad esaminare dentro di noi questi problemi, nel nome di una fiorentinità non orgogliosa, né gelosa, né ombrosa. Il modo migliore di servire Firenze e la fiorentinità, affermava, è quello di ben operare, ognuno nel proprio campo, operando con buone opere si serve Firenze meglio che in tutti gli altri modi. Questo aveva fatto con lungimirante intuito il mercante italo-svizzero quando nel 1819 fondò il gabinetto DSE, introducendo germi operanti di un europeismo intellettuale innestati nella realtà viva dei problemi di sviluppo e trasformazione di una società avviata verso un diverso destino, compresi i problemi economici, istituzionali e strutturali. Così si leggeva nell'editoriale ai lettori che apriva il fascicolo del gennaio-giugno 78 della nuova antologia, dove si ribadiva che nel solco di VSE il solo metro a cui si doveva e voleva rimanere fedeli era quello della libertà e della ragione, consapevoli che, concludeva il prologo, 100 anni dopo i problemi di fondo dello Stato italiano sono più aperti che mai. Tuttavia, nonostante il pessimismo alimentato da tanti fatti lontani e recenti e recentissimi, alludendo appunto al rapimento di Aldo Moro, Spadolini continuava a guardare all'Europa di VSE, l'Europe raisonnable descritta da Voltaire, come alla patria della tolleranza e della libertà, la nostra patria segreta, al di là di ogni smentita della cronaca, al di là di ogni delusione o amarezza della nostra giornata quotidiana. Grazie. Grazie. Grazie Florio Manghetti per questo bellissimo affresco che ci ha fatto dei rapporti fra Spadolini con il gabinetto VSE, di cui è stato tanto tempo appunto esponente, membro, e passo la parola invece al professor Paolo Bagnoli, che a sua volta è stato anche anch'esso direttore dello stesso gabinetto scientifico di Federico. Grazie, prego Paolo. Professor Cercuri,
reso anonimo il mio intervento perché non ha detto il titolo. Hai ragione. Che è dall'antologia alla nuova antologia. Il passaggio delle due riviste. 1821, 1866, 1978. Sono le tre date che costituiscono i piloni del ponte su cui poggia il percorso della rivista. Si tratta di un percorso unico, non solo per quanto riguarda la vicenda di una rivista che giustifica, se così si può dire, la sua continuità nella specificità della sua caratteristica quale pubblicazione periodica e soprattutto in un lungo filo tricolore che intreccia il divenire culturale di un paese alla ricerca di una incessante conquista di quanto culturalmente gli consegna un profilo nazionale. Ecco perché, al di là e ben oltre il titolo della testata, la nuova antologia che Giovanni Spadolini riorganizza e rilancia a Firenze nel 1978 è l'espressione della rivista che Gian Pietro Vissier fonda a Firenze nel 1821. Vissier, nel giustificarne la ragione, la colloca come il punto di arrivo e al contempo di partenza di una storia culturale che dall'Egitto, passando per la Grecia e poi a Roma, arriva a un'Italia da costruire e la cui costruzione richiede appunto l'acquisizione di una cultura e degli strumenti che la rendano praticabile. Sulla terra italiana avviene sia in filosofia sia nel pensiero scientifico quasi la sintesi di un percorso millenario. Fu una stagione viva, fervida, ricca di operare intellettuale, ma si trattava di fare di tale fermento una specie di pensiero compiuto. Scrive Vissier nel Proemio: il nuovo atteggiamento delle discipline tutte diede vita ad un nuovo bisogno, a quello cioè di conoscere in tempo ciò che altri pensasse o scrivesse sopra qualunque ramo di cognizioni. Gli avanzamenti infatti dello spirito umano non si fecero più per individui, ma per masse. Ogni studioso, ponendo la sua simbola nell'erario comune, ne risultò una ricchezza generale a cui tutti ebbero diritto. Ogni scoperta divenne la radice di scoperte nuove ed i progressi dell'umano sapere furono da allora in poi misurati dall'istoria, la quale rimira ora in una lontananza immensa il punto della partenza. L'intenzione di Vissier è chiara e coerente con il progetto complessivo della propria iniziativa, così innovativa nell'idea che la motiva e nella sua organizzazione, ma anche altrettanto radicata nell'idea che presuppone la consapevolezza che lo sviluppo universale ha reso più aperto l'abito del sapere, investite di grazie le verità le più gravi, ha fatto penetrare l'istruzione fra tutte le condizioni, ha distrutto tanti errori, ha mansuefatti i costumi, ha migliorato infine la specie umana. La cultura. La cultura quale elemento fondante dello sviluppo dell'uomo è sì sapere, ma primariamente dato morale, per l'incivilimento dei popoli e quindi il miglioramento della specie umana. La rivista, cioè per Vissier, non è da considerarsi esclusivamente come uno strumento espressione della funzione pratica del gabinetto di lettura. L'aria che vi respira ha un timbro internazionale, esso offre un servizio di eccezionale modernità e capacità organizzativa dati i tempi. Il gabinetto tuttavia non è da considerarsi una semplice struttura di servizio aperta al pubblico che vuole leggere, conoscere, informarsi e sapere, ma è un centro che incuba lo spirito nazionale,
Badiamo bene che siamo nel 1821 e la concretezza dell'operare culturale, della sua organizzazione, sono fattori che rientrano dentro un progetto per il quale la cultura alimenta una libera consapevolezza di cosa storicamente rappresenti l'Italia affinché essa veramente sia. La rivista è il soggetto espressivo di un processo destinato a essere sempre in divenire, una caratteristica che essa manterrà intatta, una vocazione cui rimarrà coerente. Giustamente, Giuseppe Protto Notari, presentando quella che è la nuova antologia, scriverà, siamo nel 1866, di essere cosciente che essere stata l'antologia antica un'impresa non meno civile che letteraria, ed esplicita: ogni uomo assennato presagisce poco bene di un risorgimento politico quando il moto intellettuale non lo accompagni o non lo segua molto vicino. Ora, di cotal moto, è giusto desiderio e aspettazione penosa e impaziente in Italia. Siamo nel 1866. Lo Stato italiano è fatto. In attesa di Roma, Firenze è diventata capitale, ma all'evoluzione del processo politico non si è abbinato quello culturale, per cui, seppur in termini naturalmente diversi, la sostanza dell'intenzione di Viessier non è stata risolta. La rivista, scrive sempre, annota Protto Notari, rinnovata dopo il silenzio di 30 e più anni, in un clima del tutto cambiato rispetto a quello in cui si muoveva Viessier, torna a vivere, poiché bisognano ingegni sciolti da ogni vecchia preoccupazione, sorti e cresciuti negli ultimi tempi, i quali indovinino con arditezza e felicità quel futuro che ci è già nel cospetto. Quanto scrive Protto Notari suona a conferma di ciò che quattro decenni prima aveva affermato a Vissier. Allora però l'Italia, in quanto entità autonoma statutariamente, non esisteva e si era all'inizio di un percorso. Quando Protto Notari presenta la nuova serie dell'antologia, o la nuova antologia, l'Italia è già uno Stato, ma la questione della cultura non si avverte risolta e la sua necessarietà è sempre la stessa: dare forza tramite la promozione dello spirito critico a una consapevolezza culturale che non significhi solo allargamento della conoscenza, ma senso civile di una nazione, se vogliamo costruirla. E per farlo occorre il fare delle idee, promozione di un libero e multiforme pensiero che veda i pensieri liberarsi costruttivamente in letteratura, filosofia, poesia, storia, insomma in tutte le forme espressive dell'ingegno umano. In altri termini, considerare e praticare la cultura quale dato morale per progredire e camminare nel futuro. Ecco la funzione che si assume la rivista, e la nuova antologia si rivolge esplicitamente, scrive Protto Notari, ai giovani capaci e laboriosi. È un appello che troveremo ricorrente nella storia della cultura italiana, anche la voce di Giuseppe Prezzolini lo rivolgerà, e con più incisiva pregnanza politica Piero Gobetti all'inizio della propria impresa, in quanto, scrive sempre Protto Notari, all'antologia rinnovata dopo il silenzio di 30 e più anni e dopo mutate tutte le condizioni del vivere pubblico e del privato, bisognano ingegni sciolti da ogni vecchia preoccupazione, sorti e cresciuti negli ultimi tempi e i quali indovinino con arditezza e felicità quel futuro che ci è già nel cospetto. È un invito alla responsabilità civile, culturalmente militante, rivolta alle giovani generazioni dell'intelligenza italiana, poiché la poesia delle azioni sveglia, mantiene e avvalora il senso morale. Per questo la rivista sarà improntata, sottolinea, a una severa moralità. Osserviamo che ogni nuova rivista, proprio nascere, illustra le proprie buone intenzioni. In tal caso però non si tratta di una rivista nuova, ma della ripresa di una testata che non rappresentava solo una pubblicazione periodica, bensì un disegno progettuale
che Vissier aveva elaborato in un mosaico di iniziative tenentesi tra loro legante da un solido filo storico-morale. Protonotari non è Vissier, ma giustifica la ripresentazione della testata basandosi sui valori della rivista di Vissier, assumendosi con ciò un nome inequivocabile valore identitario. Potremmo dire, se grazie a Vissier l'antologia entra nella storia di un'Italia ancora da farsi, grazie a Protonotari essa si colloca nella vicenda nazionale con un esplicito richiamo alla dimensione internazionale che ha il cammino della civiltà e quindi dell'Europa. Il suo taglio divulgativo e non accademico non solo non ne sminuisce la serietà degli elaborati, ma ne agevola la trasmissione con un intento che non vuole essere letterario, bensì civile. Diremmo oggi che Protonotari assegna alla rivista una mission che resterà intatta per tutta la sua lunga vita, non facendo storia nel caso osserviamo la parentesi del periodo fascista. Di questa lunga storica fedeltà alla funzione che si era assegnata è naturalmente ben cosciente Giovanni Spadolini, quando nel 1978 riporta la rivista a Firenze, storicizzandone fin dal primo fascicolo fiorentino la coerente continuità della pubblicazione con il saggio L'eredità di Vissier dalla vecchia alla nuova antologia, che non ha bisogno di spiegazioni perché già il titolo dice tutto. L'intenzione della pubblicazione rimane intatta nel trascorrere naturalmente dei tempi della storia. Quando la rivista torna a casa, l'Italia vive nell'incubo del caso Moro. La fragilità del paese, fattore di cui Spadolini è sempre stato convinto, è evidente. Nella crisi della politica sta quella della sua dimensione morale, che in qualche modo la sovrasta, è l'idea stessa dell'Italia che è a rischio. Qualcuno potrebbe obiettare, ma come si collega tutto ciò? A prima vista la cosa può apparire forzata, ma non lo è, se si tiene presente la consapevolezza della vicenda del paese che Spadolini aveva. Una consapevolezza che ritroviamo in tutta la sua produzione, sia storica che giornalistica. La complessità del paese era al contempo la sua ricchezza e la sua fragilità. Se l'insieme multiforme dell'essere italiani non trovava nella pratica del colloquio e della tolleranza quanto costruiva quella coesione che nella libertà permetteva non solo al paese di essere, ma di riconoscersi moralmente, di convivere proficuamente in quanto italiani, tanto diversi ma tutti italiani, nonostante le culture diverse, le storie collettive diverse, le mentalità diverse, e cosa avrebbe potuto fare di tanta complessa diversità una coesione civile moralmente consapevole se non la moralità della cultura? Spadolini amava ripetere l'espressione «una certa idea dell'Italia». E non era un detto dovuto alla suggestione della bella frase, a prima apparenza un po' ermetica anche. Basta riflettere sul legame Spadolini-Nuova Antologia per capire cosa essa voglia dire effettivamente, ossia l'Italia che nella libertà e nella dimensione laica trova la propria coesione tramite il dato della cultura, la quale variamente esprimentesi dà vita a un pensiero italiano. Nella presentazione intitolata Ai lettori, con la quale si apre il fascicolo fiorentino, si sottolinea come questa nuova antologia mantenga, scrive, una fondamentale fedeltà ai principi del colloquio, del dialogo, della tolleranza, per i quali Vissier l'aveva concepita e realizzata, che fu la prima antologia a introdurre, scrive ancora, germi operanti di un europeismo intellettuale che fu tutt'uno col suo liberalismo e col suo pluralismo, svincolati dalla tradizione accademica e classicistica, innestati nella realtà viva dei problemi di sviluppo e di trasformazione di una società avviata verso un diverso destino, compresi i problemi economici, istituzionali e strutturali. Insomma, si tratta, scrive,
di una rassegna che quasi si identifica con la nostra storia di nazione libera e civile. Nel rivolgersi ai lettori, Giovanni Spadolini non nasconde l'intenzione della rivista, i cui tratti fondanti sono un modello di cultura svincolato dai potenti, dalle corti vecchie e nuove, proprio del solco di Vieussier, la vocazione interdisciplinare, la rivendicazione del suo passato, il collegamento ai filoni fondamentali del paese col solo metro cui voglia rimanere fedele, quello della libertà e della ragione. Qui risiede il senso della rivista nel solco di un'eredità fedele a se stessa, nel convincimento che i problemi di fondo dello Stato italiano sono più aperti che mai. La fragilità del paese è confermata drammaticamente da quei tragici giorni, segnati dalla violenza e dallo smarrimento. Lo Stato si rivela per quello che nessuno avrebbe mai pensato avrebbe potuto essere. È la stessa idea dell'Italia a essere messa nei fatti in discussione. Ritrovare il senso di se stessi, ossia di essere Stato non tanto nelle affermazioni pubbliche, cosa che è certamente importante, ma nell'essere comunità nazionale, è fondamentale. Solo la ripresa di un solido processo culturale, accanto ben inteso alla consapevolezza politica del momento, appare fondamentale per essere e sentirsi italiani nella pratica della libertà e della ragione. Insomma, la ripresa della pubblicazione non ha un significato solo pubblicistico, anche se di alta pubblicistica, ma di ordine nazionale. Fare della cultura il fattore di quella moralità concreta che oltre un secolo prima con la sua iniziativa Vieussier aveva realizzato con la sua rivista. Ciò significa anche affidare praticamente, in termini di oggettività storica, una funzione di civile italianità alla rivista medesima, tanto che l'appello non porta la firma del direttore, ma è firmato la nuova antologia, a significare una continuità appunto di funzione radicata e vitale. Personalità impegnata su molteplici fronti, Spadolini dette alla rivista una priorità di realizzazione rispetto a tutto quanto in cui era impegnato. La visse quasi fosse una missione, un atto di fedeltà a quella certa idea dell'Italia di cui si diceva. La nuova antologia è stata la sua creatura più cara. Esservi pubblicati significava non solo affidare un testo, ma per Giovanni Spadolini varcare la soglia dell'ammissione significava diventare autori della rivista. Chi vi parla lo dice da testimone. In altri termini potremmo dire che esservi pubblicati significava, in ossequio a principi di libertà e di ragione, contribuire al disegno storico che la rivista si era proposta di svolgere, che Giovanni Spadolini le aveva assegnato. Recentemente Sabino Cassese, parlando in termini storici della cultura delle riviste in Italia, ha scritto che quelle, come la nuova antologia, servivano a mettere a punto argomenti, a cimentarsi in aree diverse da quelle disciplinari, farsi notare, davano una voce collettiva e servivano da introduzione al grande pubblico. È una funzione cui essa non è mai venuta meno. E vi assicuro, ma molti di voi lo sanno, che fino allo stremo delle sue forze fece il direttore con serietà e pure severità. E si capisce perché era così. Il motivo è che alla nuova antologia, più che ancora all'essere storico, giornalista, uomo della politica e delle istituzioni, sia della Repubblica che della cultura nazionale, il proprio messaggio civile e culturale, quello che oltre che nell'immediato si proiettava verso il futuro, forte di una radice tanto lontana quanto solida, era proprio tramite la nuova antologia che si manifestava, perché era essa, al disegno che esprimeva e rappresentava, che egli consapevolmente lo affidava. La nuova antologia era la cattedra
per assolvere un magistero di pedagogia nazionale. Un grande sforzo nel quale fu uomo di organizzazione, dialogo, elaborazione e proposta. In fondo, se ci pensiamo bene, era, al di là dell'effimero degli incarichi, il dato permanente del proprio servizio al Paese. Ci sia permessa infine un'ultima osservazione. Per Giovanni Spadolini la cultura non era una consolazione, ma quasi una ragione dell'esistenza. Era il punto vero connotante il magistero dell'uomo civile in qualunque sede, come dicevamo sopra, esso si esplicasse. La cultura non era solo conoscenza o gusto dell'erudizione, ma un dato civile di valore e di misura comportamentale. Nella nuova antologia troviamo tutto Giovanni Spadolini e in lui troviamo tutte le ragioni della rivista. Infine, l'Italia di oggi ci dice quanto quel filo tricolore abbia ancora bisogno di essere alimentato. La nuova antologia non è solo un testamento, bensì una consegna per chi ha presente il significato della civiltà europea e un'idea dell'Italia moralmente alta e pienamente laboriosa. Vi ringrazio. Se Bagnoli ha tracciato mirabilmente questo filo rosso che dall'antologia pratica ci porta a Spadolini e direi alla continuità della rivista nei giorni di oggi. Adesso abbiamo un altro aspetto affidato a Gabriele Polini, docente della nostra facoltà di scienze politiche Cesare Alfieri, che si soffermerà proprio su quel centro studi su civiltà toscana fra 800 e 900 voluto e creato da Spadolini e portato avanti poi dai non suoi successori, di cui ho fatto cenno appena nel mio intervento. Prego, Gabriele. Grazie. Grazie e buonasera. Io ho il graditissimo compito di parlare del Centro Studi sulla civiltà toscana fra 800 e 900, che è nell'ambito delle attività della Fondazione una delle creature volute fortemente da Spadolini e che più di altre, quest'ultima, hanno introiettato la lezione di VSE sia come modus operandi sia come tematiche trattate. Centro studi, la definizione che traggo è dallo statuto, l'articolo 3, sinteticamente per presentarlo, poi ne vedremo l'evoluzione. Centro studi si propone la pubblicazione delle fonti, carteggi, diari, opere inedite o rare, studi di erudizione, documentaria e saggistica relative alla civiltà toscana fra l'Ottocento e il Novecento. È una di quelle creature che Spadolini ha fortemente voluto, ha tenuto a battesimo, ma di cui non ha visto se non muoversi i primi passi. E allora è interessante cercare di capire qual era l'animus e la filosofia che lo ha guidato nell'istituzione di questo centro. Ha lasciato su questo poche pagine, non ha teorizzato come era anche sua abitudine, non ha consegnato alla carta, consumato anche dagli impegni febbrili che aveva in quegli anni, di inizio anni 90, ma il seme, il filo rosso del Centro Studi è ben rinvenibile nelle sue opere, soprattutto in quelle che possiamo situare all'inizio degli anni Ottanta, nella collana delle opere illustrate su Firenze, soprattutto, di cui parlerà più ampiamente Sandro Rogari. Ecco, è allora nei primi anni Ottanta quando appunto la Firenze ottocentesca diventa uno dei suoi oggetti privilegiati di studio, che si può rintracciare l'origine di questo centro. Cecuti ha ricordato prima fra VSE e Ricastoli, dalla vecchia alla nuova antologia, è il volume concepito nei mesi tesissimi e impegnatissimi della Presidenza del Consiglio, gli ultimi, esce appunto nell'autunno dell'82. Non è il primo della collana delle opere illustrate, ma è quello dove, a mio avviso, già si vede l'interesse, la centralità
rinnovata e appunto esaltata del documento, che Spadolini dedica al documento, perché in questo volume lui non solo, come farà poi nella collana delle opere illustrate, raccoglie, integra, sistematizza certi suoi scritti precedenti ed altri nuovi, ma pubblica due fonti molto significative. Una, ed è veramente illuminante, sono gli editoriali, lui li chiama così, gli editoriali, ovvero le avvertenze, i proemi che Viesse nel corso dei 12 anni di vita dell'antologia, dal 1821 al 1832, con l'appendice degli ultimi scritti poi incappati nella mannaia della censura, consegna ai lettori. Ecco, lui scrive giustamente che sono degli editoriali e disposti in questa fila, in ordine cronologico, dal più antico al più recente, veramente chiarifica gli obiettivi di Viesse. È in questo che si vede questa attenzione rinnovata al documento. Insieme pubblica un estratto molto significativo del carteggio Ridolfi Viesse, attingendo sia ai fondi della Biblioteca Nazionale sia al copialettere presso il gabinetto Viesse stesso. E questa attenzione per il documento caratterizza anche altre opere della collana. Mi limito a segnalare l'idea d'Europa fra illuminismo e romanticismo, che è dell'84 e che ha per sottotitolo non a caso La stagione dell'antologia. Ci troviamo riprodotte integralmente lettere di Viesse e a Viesse di Pietro Colletta, Alfonso de Lamartine, Leopoldo Cicognara, così come nella Firenze di Gino Capponi 1985 troviamo una parte di lettere inedite scambiate fra il Candido Gino e Viesse stesso. Con la Firenze di Pasquale Villa, riuscita alla fine dell'89, si va oltre i toscani in senso stretto, perché attraverso il grande studioso meridionalista ci imbattiamo nei carteggi di personaggi come Carlo Poerio, poi fiorentini ovviamente come Felice Lemonnier, Francesco Protonotari, Ermenegildo Pistei, Emilio Visconti Venosta, e quindi l'apertura è a quei personaggi che non sono fiorentini, che sono arrivati in città in momenti diversi della loro vita e che vi hanno trovato una patria nuova, una patria di elezione, così congeniale per i propri studi, le proprie ricerche, la propria attività. Ecco, siamo quindi all'inizio, fine anni 80, inizio anni 90, in una stagione che si fa sempre più difficile per la vita politica italiana e di cui Spadolini è protagonista e testimone insieme dalla sua poltrona di Presidente del Senato. Sembra quasi che trovi nella valorizzazione di questi carteggi una compensazione a tante amarezze del presente, un'amarezza più volte espressa ma che non diventa mai pessimismo fine a se stesso o paralizzante. Lo sguardo è rivolto all'avvenire in modalità concrete e mi sembrano estremamente significative per il Centro Studi ma per la Fondazione a cui principalmente si riferiscono certe parole che lui ha consegnato dei suoi appunti dell'agosto dell'88 e che poi Cecuti ha pubblicato sulla nuova antologia alla fine degli anni 90, quando scrive, siamo nell'agosto dell'88, ricorro al linguaggio usato per la cerimonia della consegna del ventaglio da parte dei giornalisti parlamentari. Non c'è tempo da perdere. Una volta era l'assillo dei terroristi che mi spinse a creare la fondazione. Oggi non c'è più questo assillo. C'è qualcosa di più e di più profondo. Il senso della precarietà delle istituzioni. La Repubblica appesa a un filo. Parole piuttosto impressionanti se si considera che sono dell'agosto 88. Quindi ben prima di Tangentopoli e di tutto quello che ne è seguito. La differenza è questa. Nel vivo dell'azione bruciante, scriveva, che vi ha consumato dal 72 all'87, cioè dall'ingresso in politica, in Parlamento, all'ascesa alla presidenza del Senato nell'estate dell'87, continua Spadolini, vedevo la fondazione un po' come la fabbrica michelangiolesca, sempre incompiuta, la ragione di una vita, senza mai la volontà di chiuderla. Oggi che tanti valori sono caduti intorno a me, il mio desiderio è di compiere in vita quello che avevo progettato di lasciare a dopo di me. Sento che il dopo Spadolini si identifica in realtà nell'ultimo atto, l'ultimo atto di Spadolini vivente, come momento, lo ripeto, di una storia vivente. Quindi c'è in questa tensione, in questa lucida consapevolezza
di un'eredità da lasciare in modalità concrete e operative l'origine del centro studi. Nella prolusione a un convegno su Leopoldo Galeotti organizzato dalla Società Toscana per la Storia del Risorgimento nel 1991, insisteva con particolare attenzione sulla importanza dei carteggi di personaggi apparentemente minori, come appunto Leopoldo Galeotti, e che invece, studiati a fondo, rivelano tante volte una densità di informazioni, di contenuti, che vanno oltre anche i carteggi fra i grandi protagonisti. Non a caso, quando ricomprenderà questo intervento, che è uscito sulla Rassegna Storica Toscana, l'organo della Società Toscana per la Storia del Risorgimento, di cui era presidente in quel momento, non a caso, ricomprendendo questo intervento, nel 92, nel volume 800 minore e maggiore, darà alle stampe tutto il carteggio fra Galeotti e VSN nel periodo 1845-1847, due anni che sono densissimi e che attraverso questo carteggio vengono illuminati più di quanto non fossero, ad esempio, attraverso le lettere di Capponi dello stesso periodo o le lettere di Ridolfi, che impegnati in attività politica avevano meno tempo materiale per scrivere. Lo stesso carteggio, per esempio, fra Ridolfi e VSE di quel periodo è meno ricco di questo fra Galeotti e VSE, che è un personaggio, dice Spadolini, solo in apparenza minore, ma che proprio attraverso la sua funzione di raccordo, di collegamento fra una vecchia generazione di notabili toscani e una nuova che se ne sta formando, rivela tanti retroscena sconosciuti. E in quell'intervento, in apertura del convegno, aveva detto: dobbiamo pensare a un organismo coordinatore di certe ricerche e di questi studi, a qualcosa che raggruppi i lavori fatti in questi anni e alle ricerche da compiere. Ecco, in queste parole il centro studi è già chiaro nella sua mente e per questo gli sarà facile approfittare dell'occasione giusta non appena arriva. Nel luglio del 92 viene costituito ufficialmente il centro studi e il retroterra che lo rende possibile è la legge, cosiddetta legge Amato del luglio del 90, che imponeva per gli istituti di credito la costituzione di un'apposita fondazione bancaria, allora e a lungo poi denominata ente, separata dall'azienda, azienda che restava strutturata in società per azione e della quale l'ente, nel caso fiorentino ma anche in molti altri casi, deteneva un pacchetto cospicuo di azioni. E quindi l'ente poi è chiamato ad erogare sul territorio, nei modi e con le finalità previste dallo statuto, i dividendi distribuiti anno per anno, in questo caso dalla Cassa di Risparmio S.p.A. E qui, proprio nel corso del 92, viene stipulata questa intesa e viene costituito ufficialmente il centro studi. C'è il ruolo di Lapo Mazzei, che era allora presidente della Cassa di Risparmio e nel periodo transitorio anche dell'ente, poi il primo presidente effettivo dell'ente sarà Alberto Calmi, entrato in carica nel gennaio del 93, e queste due figure procedono d'intesa strettissima con Spadolini per la costituzione del centro. È uno dei primi atti, uno dei primissimi atti dell'ente, quando ancora appunto si sta strutturando. Ho già citato quella che è la finalità principale, pubblicazione delle fonti. La direzione scientifica è assicurata dalla Fondazione Spadolini mediante apposito comitato, del quale nel corso degli anni hanno fatto parte, mi piace ricordarlo qui, Franco Borzi, Cosimo Ceccuti, Sandro Rogari, Michele Grenigni, Raffaello Torricelli, Paolo Grossi e Francesco Margiotta Brogna. Altra cosa significativa, lo statuto prevedeva che la Fondazione attraverso il centro poteva di volta in volta associare alle proprie attività anche altre realtà culturali. L'ente Cassa assicurava, l'ente Cassa e poi la Fondazione Cassa di Risparmio in continuità, assicurava al centro contributi da trasformare in borse di studio per ricerca, trascrizione e cura degli inediti. Del resto, secondo lo statuto dell'ente Cassa, l'articolo 3, fra le sue principali finalità c'è quella, cito, di promuovere la qualità della vita e lo sviluppo civile ed economico e sostenibile, contribuendo alla rivalutazione dell'identità fiorentina e più in generale delle specificità storicamente acquisite dalle antiche comunità toscane e dell'Italia centrale. Quindi la Fondazione e l'ente, dietro la Cassa, due realtà diverse, insediate sul territorio e animate da una finalità che è comune. Quindi Spadolini è prontissimo a cogliere questa opportunità nuova, appunto quando dicevo per certi aspetti pessimismo, che non diventa mai paralisi, ma anzi stimolo all'azione.
Spadolini annunciò pubblicamente la costituzione del centro il 21 gennaio del 93, aprendo a Firenze il convegno Gino Capponi, Storia e Progresso nell'Italia dell'Ottocento, i cui atti poi sono usciti a cura di Paolo Bagnoli successivamente. Un progetto, diceva allora, in quella prolusione, che ha l'intento di avvicinare i giovani, mediante borse di studio, a quel mondo, a quella civiltà, che costituisce un patrimonio prezioso e per tanta parte ancora tutto da approfondire attraverso il reperimento dei testi negli archivi pubblici e privati, la predisposizione delle annotazioni ai documenti, l'introduzione critica ai singoli tomi, secondo il più accurato rigore filologico. Spadolini impostò i primi due volumi della nascente collana, precisandone l'arco, volutamente anche con un certo squilibrio, che rispondeva però, secondo lui, a due logiche, a due stagioni ben precise e ben diverse. I due primi volumi sono stati il carteggio Capponi VSE dal 21 al 33 e il carteggio Ridolfi VSE dal 21 al 38. C'è uno squilibrio anche proprio fisico, nel senso che il carteggio Ridolfi VSE è il doppio del carteggio Capponi VSE. Perché aveva scelto questa partizione? Perché Spadolini voleva che il carteggio con Capponi coprisse la stagione dell'antologia, non a caso 21-33, mentre il carteggio con Ridolfi diventa significativo soprattutto all'inizio, a partire dall'inizio degli anni 30, mentre prima ci sono lettere episodiche, ma sono poche tutto sommato. Ecco, con quanta attenzione, con quanto interesse abbia seguito il lavoro dei primi borsisti Fulvio Conti e Aglaia Paoletti, emerge bene da un episodio che mi ha raccontato di recente l'amico e collega Fulvio Conti, quando lui si ricorda benissimo che si trattò, doveva essere l'inizio del 94, di portare la prima bozza del carteggio Ridolfi VSE da lui curato, e si recò con una certa emozione appunto anche alla villa, alla fondazione, alla sede della fondazione attualmente, a incontrare Spadolini e a lasciargli questo carteggio. E lui si ricorda soprattutto l'interesse con cui seguiva le citazioni, come hai citato le riviste, come hai citato i giornali, le virgolette, cioè aspetti anche minori, anche trascurabili, che però dimostravano bene proprio anche la passione che lui metteva in queste cose, anche di editoria spicciola. E allora non stupisce che le bozze di quei due volumi Spadolini se li sia portate dietro nella clinica romana, fino alla clinica romana, dove è deceduto il 4 agosto del 94. Proprio la prefazione all'uno e all'altro volume, ben diverse, specifiche, sono state fra i suoi ultimissimi scritti. Metteva in risalto la specificità di questo centro, ne spiegava i fini e chiudeva con un merito ai due curatori. Diceva: due giovani storici che hanno svolto con capacità e intelletto d'amore il loro compito di ricerca, di trascrizione, grafie quasi impossibili da decifrare, quelle dei tre corrispondenti, annotazione e introduzione alle lettere di questo tomo. Quindi ancora una volta, e in quelle ultime difficili e tragiche condizioni, l'attenzione per i giovani. I primi due volumi furono presentati a Firenze quasi un anno dopo la morte di Spadolini, nel giugno del 95, da Eugenio Garen, tenne un bellissimo intervento che si può leggere sulla nuova antologia di allora, li definì, cito, volumi di grande rilievo e non solo per la storia fiorentina ma per la storia di tutta la cultura dell'Ottocento italiano ed europeo. Insisteva Garen sul rilievo tutto particolare che per la storia della vita e della cultura italiana ha un approfondimento serio, documentato, rigoroso della vita dell'Ottocento fiorentino e toscano. Perché quando si dice cultura non si intende solo la vita spirituale, lettere, scienze ed arti, ma anche il sottofondo materiale, economico, organizzativo, che nell'armonica connessione delle varie realizzazioni è alla radice dell'importanza che ebbe nella vita italiana. E la conclusione era questa. Uno dei grandi meriti di Spadolini fu proprio quello di essersi reso ben conto di questa grande avventura culturale della Firenze dell'Ottocento, come luogo di incontro e di confronto, di discussione e di diffusione dei demoni. La vitalità di questo centro, di chi lo ha diretto, di chi ci ha lavorato, credo sia testimoniata dai numeri, ne do pochi. Due titoli alla fine del 94, gli unici che Spadolini ha visto, non usciti, ma almeno in bozze. Diventano 16 nel 2000, 42 nel 2006 e 81 nel 2020. Fra i tanti, voglio ricordare il carteggio Capponi VSE, tre volumi,
Carteggio Ridolfi Viesse, 3 volumi, Lambruschini Viesse, 6 volumi, Tommaseo Viesse, nella parte dal 40 al 63, che si era fermato in anni lontani, che è stato ripreso e completato dal Centro Studi, i diari di Cosimo Ridolfi, in 6 volumi, i carteggi e i diari di Leopoldo Galeotti, che Spadolini aveva citato come particolarmente emblematico, 5 volumi, il filone relativo alla documentazione della politica granducale su particolari momenti in cui si è fatto le ossa, chi vi parla, 6 volumi, la sezione sulla storia del pensiero economico, cui tanto deve la memoria di uno studioso purtroppo da poco scomparso, Piero Roggi, i carteggi di Pasquale Villari, con tanti meridionalisti, toscani e non, per concludere con un'opera in corso di svolgimento, l'imponente carteggio fra marito e moglie, Luigi Guglielmo Cambraidini e Virginia Tolomei Biffi, in pieno svolgimento a cura di Loredana Nuzzolese. Ecco, alla fine quindi il centro ci appare, nell'idea e nell'impostazione di Spadolini, come un modo di attualizzare la grande lezione dell'attivismo concreto di Viesse, un uomo su cui mi piace riportare il giudizio espresso da Tommaseo nel profilo post-mortem uscito subito dopo. Quel volumetto si intitolava Di Gianpietro Viesse e dell'andamento della civiltà italiana in un quarto di secolo. Credo che in questo titolo ci sia una delle radici del Centro Studi su questo, sull'accento su questo sostantivo civiltà, civiltà italiana, civiltà toscana. Spadolini ne promosse la ristampa anastatica nel 1985 in qualità di presidente della Società Toscana per la Storia del Risorgimento come dono per i congressisti che ad Atene quell'anno tenevano un convegno organizzato appunto dalla Società Toscana sul tema Risorgimento greco, Risorgimento italiano. Cosa scriveva Tommaseo di Viesse che mi sembra Spadolini abbia a lungo meditato e fatta propria come lezione? Viesse, diceva Tommaseo, aveva avuto l'arte e la virtù di saper aspettare, pur sempre operando, di saper adoperare i mezzi che aveva alla mano fino a tanto che gli se ne offrissero di migliori, senza però rigettare i primi ingratamente, ma questi con nuovi al possibile congegnando. Ecco, in questo giudizio credo che ci sia il senso profondo della lezione di Viesse introiettata da Spadolini, che ha voluto anche rendere concreta con il Centro Studi, quella, come diceva Machiavelli, riferito a Savonarola, il profeta disarmato, anche lo storico non deve essere disarmato. Spadolini con il Centro Studi, con la Fondazione, ha lasciato gli strumenti perché questo, almeno per quanto gli era possibile, non avvenisse. Grazie. Grazie a Gabriele Polini che ha dato perfettamente il senso del Centro Studi e soprattutto della sua genesi nel pensiero di Spadolini, che quindi la coltivava già da tempo. E adesso, a conclusione degli interventi, il professor Sandro Rogari, che è presidente della Columbaria della Società Toscana per il Risorgimento, docente del Cesare Alfieri, che si soffermerà su un altro filone del rapporto Viesse-Spadolini, cioè il mondo del Viesse nella Firenze, nella collana delle opere illustrate. Prego. Grazie Cosimo. La migliore chiave di lettura della storiografia spadoliniana su Firenze fra 8 e 900, raccolta nei libri illustrati, ce la propone Cosimo Cecuti, sempre mosso da affetto filiale verso il maestro, con l'ultimo volume della serie, La mia Firenze, frammenti dell'età favolosa, pubblicato nel 1995 e conclusivo della serie. È un libro commovente per me, che prima di essere allievo collaboratore del professore, come tutti noi lo appellavamo, ho conosciuto Spadolini come amico di mio padre, accomunati entrambi da un grande amore condiviso, il Cesare Alfieri. Dico il, perché per mio padre, come per Spadolini, l'istituto autonomo e indipendente, quello fondato da Carlo Alfieri di Sostegno nel 1875 come scuola di scienze sociali
e nel 1888 trasformato in istituto e intestato alla memoria del padre, presidente del Consiglio Costituzionale del Regno di Sardegna, era l'essenza stessa della facoltà, divenuta tale nel 1938 per imposizione fascista. Esso aveva mantenuto nel cuore degli alferini doc un'identità autonoma e separata dall'Università di Firenze. Sul punto il professore arrivava a polemizzare col preside di allora, Lotti, peraltro primo dei suoi allievi all'Alfieri. Quando Spadolini entrò al Cesare Alfieri nel 1950, appena 25enne, come incaricato di Storia Moderna 2, la dizione disciplinare che allora corrispondeva a quella che sarebbe divenuta negli anni 60 la storia contemporanea, il preside e ricostruttore dell'Alfieri era da un anno Giuseppe Maranini, che del vecchio istituto aveva profondamente interiorizzato lo spirito facendo una bandiera personale anche nei metodi di gestione. Le chiamate di giovani brillantissimi, da Giovanni Spadolini a Giovanni Sartori, per dirne due, che illustrarono l'Alfieri nella lunga stagione maraniniana e oltre, furono fatte dal preside in punta di spada, contro tutto e contro tutti, soprattutto contro un'accademia chiusa alla sfida del nuovo che ne avrebbe bloccato la carriera se Maranini non l'avesse contrastata con tutto il peso del proprio potere e della propria tenacia, pur celati in una figura fisica apparentemente fragile e dimessa. Lo spirito dell'Alfieri era stato fatto proprio dal preside, entrato in carica nel 1949, e si era trasmesso al giovane storico Spadolini che, ricordando il preside della sua chiamata dopo la precoce e improvvisa scomparsa di Carlo Morandi, formulava il rimpianto per quella fusione dell'istituto di Via Laura nell'Università di Firenze. Altrimenti, scrisse, avremmo visto oggi a Firenze, cito Spadolini, un qualcosa che nelle scienze politiche potesse equivalere alla Bocconi nelle scienze economiche. Era un rimpianto che rifletteva appieno lo spirito dei vecchi alfierini, sia di quelli come mio padre che avevano conseguito la laurea al secondo piano di Via Laura 48, sia di Spadolini che si era laureato in giurisprudenza ma coltivando fin da ragazzo gli studi storici che lo avevano portato all'incarico e poi alla cattedra all'Alfieri. Questo dico senza divagare dal tema assegnato nel mondo del Jussieu nella visione della Firenze spadoliniana, ma perché questi richiami all'istituto di Via Laura e al suo preside per quasi un ventennio nel secondo dopoguerra sono due tasselli cruciali di un affresco di grandi istituti di cultura e di grandi e innovatrici personalità che fanno parte integrante della cifra storiografica di Spadolini che Cosimo Cercuti sa cogliere e interpretare come meglio non si potrebbe. Carlo Alfieri, piemontese trapiantato nell'allora capitale, che nel 1875 crea in prevalenza con mezzi propri un istituto volto alla formazione della classe dirigente della Nuova Italia, si pone nel solco del ginevrino Biosseux che nel 20 crea il gabinetto di lettura del quale abbiamo celebrato i 200 anni della nascita, anche grazie all'impegno della sua direttrice. Sono due grandi personalità estranee a Firenze, ma che sanno interpretare di questa città lo spirito migliore. Per Giovanni Pietro Biosseux è, con Capponi, la proiezione europea di una città che può divenire una capitale della cultura aperta e innovatrice quando ancora i venti della restaurazione soffiano potentissimi. Per Carlo Alfieri di Sostegno è la sfida sulla capacità di Firenze, che nel 1871 ha perso il ruolo di capitale politica dell'Italia Unita, detenuto per pochi anni,
di diventare incubatrice della classe dirigente della Nuova Italia. E questo, sempre mantenendo l'occhio all'Europa liberale, quella delle libertà e del self-government. Sono partito dal fondo, ossia dall'ultimo libro della serie che accompagnava e nobilitava ogni nostro incontro natalizio nell'ultimo quindicennio di vita di Spadolini, da quando il professore creò la fondazione che voleva divenisse il suo lascito culturale e morale, il suo dono migliore ad una Firenze restituita alla sua funzione di sede di libera cultura e di dialogo, dal gabinetto Virse alla fondazione Nuova Antologia, passando per il Cesare Alfieri, senza soluzione di continuità. Questo libro è per certi versi triste, triste naturalmente per me, come lo sono i consuntivi, tanto più se non è il protagonista a tirarli e non potette accompagnarsi con quella indimenticabile cena augurale nella quale il professore alla vigilia di Natale ci donava i suoi libri illustrati, impreziosendoli con una dedica sempre personale. Ma ho ritenuto di dover iniziare proprio da questo il mio excursus, perché si tratta di un libro costruito con intelletto d'amore dall'allievo prediletto del professore, l'amico Cosimo, che come tale ben sapeva e sa cogliere lo spirito profondo ispiratore dei suoi scritti, ma anche e soprattutto perché è un libro voluto da Spadolini, che intendeva scavare con questo nel profondo delle radici della sua storiografia, soprattutto di quella riservata a Firenze e alla sua storia magnifica. Cecuti ricostruisce con questo libro la cifra storiografica del maestro, calandosi al meglio negli anfratti profondi di un percorso storiografico avviato dall'adolescente studente di scuola media, con una biografia di Gino Capponi che ancora oggi si legge, restando stupiti per la pertinenza del giudizio e per la capacità dell'inquadramento storico. La Firenze di Spadolini, quella che viene rappresentata a partire dal primo dei libri illustrati nel 1977 con Firenze Mille Anni, nasce da queste sollecitazioni giovanili e ancor prima adolescenziali, ove la passione storiografica traeva spunto e si fondeva con il clima dell'ambiente familiare, ove quel mondo alto e nobile della Firenze ottocentesca, risorgimentale, lo raggiungeva per immagini ancor prima che per parole tramite la cifra pittorica post-macchiaiola del padre Guido. La mia Firenze è un libro sulla continuità lunga del Verse nella Firenze del XX secolo, incentrato su due figure centrali nella storia intellettuale della città e del gabinetto: Eugenio Montale, che è stato detto fu costretto ad abbandonare la direzione del Verse perché non si era piegato a prendere la tessera del PNF, e Alessandro Bonsanti, il primo dei due sfortunati sindaci spadoliniani della Firenze degli anni Ottanta. Bonsanti fu stroncato da un infarto dopo appena un anno di mandato nell'84, mentre il secondo, Lando Conti, fu ucciso dalle Brigate Rosse in un agguato due anni dopo. Ricordare Montale e Bonsanti per Spadolini era ricordare l'esperienza del primo mondo, come è stato detto, quello uscito a Firenze fra l'aprile del 45 e l'ottobre del 46. La testata riprendeva la tradizione del mondo di Giovanni Amendola e interpretava al meglio l'universalismo di Firenze. Bonsanti, il già direttore di Solaria e di Letteratura, lo scrittore che aveva dato un contributo fondamentale a riproporre la Firenze creativa e propositiva delle riviste che nella letteratura appunto ritrovasse uno spazio di dialogo e di autonomia dall'oppressione censoria del fascismo, fu il più fervido animatore del gabinetto, direttore di lunga durata che lo rilanciò come sede viva di cultura. Con la direzione Bonsanti il VSE si arricchì della nuova e prestigiosa sede di Palazzo Corsini Suarez
vide nascere l'archivio contemporaneo che avviò la raccolta di fondi cruciali per la storia della cultura del Novecento, fino alle ultime acquisizioni del fondo Arbasino e del fondo Magris, che si devono all'impegno e alla cura di Gloria Manghetti, avvertita interprete ed erede di quella grande tradizione. Ed ancora fu Bonsanti ad impegnarsi allo stremo per il restauro di migliaia di volumi e collezioni di riviste sommerse dall'alluvione del 4 novembre 66, grazie all'allestimento alla Certosa del Galluzzo di un centro di recupero. Spadolini gli fu sempre vicino. In quest'opera continua di rafforzamento del VSE nel panorama cittadino, fino a sostenere la sua candidatura come indipendente nelle file del Partito Repubblicano al Consiglio Comunale di Firenze nel 1982 e a propiziare la sua entrata nella sala di Clemente VII nel 1983. Questa era la Firenze che Spadolini amava e che percorre le sue opere illustrate con un filo rosso sempre visibile che lega uomini e istituzioni. Perché la storiografia di Spadolini non indulge nell'evocare strutture né cede mai all'economicismo. Essa è rigorosamente crociana nel suo essere fatta di persone e di idee, idee e progetti che possono essere grandi o mediocri, che possono esaltare la Firenze migliore o celebrare il ripiegamento nella Firenzina, angusta e inconcludente che tanto il professore avversava. ma che sono comunque il prodotto degli uomini, della loro libera volontà, delle loro grandezze o miserie che si esplicano in positivo o in negativo. Infatti la storia di Spadolini non è mai necessitata, vincolata a un percorso determinato da strutture o eventi che sfuggano al libero arbitrio. È il libero arbitrio di cui parla Croce nel suo Perché non possiamo non dirci cristiani, che tanto piaceva al professore. Ricostruire il filo del VSE, della sua storia, dei suoi eredi, significava per Spadolini dipanare fra 8 e 900 la grande storia di Firenze, lasciando in ombra l'altra storia, pur esistente, e che ne aveva segnato più volte il ripiegamento. C'è un passo del libro illustrato dell'82, un anno cruciale, è stato già detto, nella carriera politica del professore, che vede a novembre concludersi il suo secondo governo, Fra VSE e Ricasoli, dalla vecchia alla nuova antologia, dove Spadolini dedica particolare attenzione all'antologia, dal proemio alla lettera di lettori, ai lettori del gennaio 1833, dalla quale traspaiono i segni premonitori della prossima chiusura. VSE parla tramite l'antologia di un tema cruciale per la cultura romantica, come lo sarà per il positivismo nella seconda metà del secolo, rivisitato in chiave scientista, il progresso. È una pagina attualissima che Spadolini fa propria quando VSE, l'intellettuale imprenditore che con l'antologia aveva riportato Firenze al centro della cultura europea d'avanguardia sotto la paterna tutela di Gino Capponi, rigetta come negativi e perversi per il progresso di un popolo la demagogia e il populismo. Il progresso, dice, è il frutto del lavoro comune di tutti. Ecco sintetizzata l'etica civile scaturente da una Firenze viva e propositiva che Firenze sente propria. Questa è la chiave di fondo della sua storiografia. Concepire lo sviluppo storico come un processo ideale nel quale confliggono in eterna dialettica le forze del progresso, che è essenzialmente morale e civile, e quelle del regresso, senza che nessun esito finale sia scontato. La storia di Firenze, di Spadolini, partecipa di questa dialettica e lo storico va cercando negli uomini e nelle istituzioni il filo rosso che lega le prime nello scontro con le seconde, anche se le prime possono avere fra i propri protagonisti figure contrastanti, diversissime, anche assai lontane. In questa visione storiografica, come emerge dal volume dell'82, due figure agli antipodi, come Giuseppe Montanelli e Bettino Ricasoli, possono essere affiancati in un processo corale
che vide prevalere la visione del secondo, ma nel quale le idee del primo erano affidate alla storia e si sarebbero dimostrate nel tempo feconde. Ma fra questi due protagonisti toscani del Risorgimento si colloca anche Mazzini, che all'antologia invia il suo saggio giovanile dell'amor patrio di Dante, che Bieset, Capponi e gli altri sono costretti a rifiutare nel 1827 per non incorrere negli strali della censura granducale. Lo pubblicherà Tommaseo 20 anni dopo e diverrà uno dei manifesti del Risorgimento nazionale. Ma si cala anche in questa congerie e soprattutto in questo crogiolo quel progetto culturale e civile che conduce alla nascita della nuova antologia, in ideale continuità con l'antologia forzatamente chiusa dal Granduca nel 1833. Spadolini ricostruisce passo passo le riunioni che si svolgono in via San Gallo presso la società successori Le Monnier, a partire da quella dell'8 settembre 1865. È un momento cruciale per la storia di Firenze. Ricasoli, di nuovo protagonista, che a quelle riunioni partecipa assieme a Protonotari, primo direttore, a Magnani, ad Ancona, ha dovuto subire il ritorno della capitale a Firenze, ha dovuto bere la famosa tazza di veleno, secondo l'espressione icastica più volte ricordata da Spadolini. Tanto il momento è politicamente cruciale per la storia di Firenze e d'Italia che proprio agli esordi di Firenze capitale il professore pubblicherà il libro illustrato del 1979. Siamo nel settembre 65, a poco più di un mese dalle prime elezioni politiche che si celebreranno, le prime dopo la morte di Cavour. Il trasferimento della capitale a Firenze è stato tutt'altro che pacifico e indolore, non solo per l'avversione dei fiorentini e della sua classe dirigente a contemplare il ritorno della capitale, comunque provvisoria, sulla via di Roma, ma perché la gestione della questione con Parigi da parte del governo Minghetti, col pur accorto e prudente Visconti Venosta agli esteri e con il fiorentino Peruzzi agli interni, ha approfondito il solco delle divisioni della destra fino al limite dello scontro istituzionale con il re, che, come i torinesi, si sentì aggirato e tradito da un governo avverso ai piemontesi. Il clima è dunque tutt'altro che favorevole alla destra. Alle elezioni di ottobre Ricasoli e Peruzzi saranno costretti al ballottaggio, inaudito per due figure centrali del sorgimento toscano e italiano, per due grandi notabili della destra, il primo addirittura primo successore di Cavour alla presidenza del Consiglio. Ebbene, Ricasoli si premunisce, comprendendo e avvertendo l'atmosfera, rilanciando sul terreno della cultura. Nonostante le difficoltà finanziarie iniziali e grazie alla personale esposizione del Barone di Ferro, nel gennaio 1866 esce il primo numero della nuova antologia. Si riproduce il miracolo dell'Istituto di Studi Superiori, cui Spadolini dedica pagine esemplari, quando nel 1859, a rivoluzione ancora non compiuta, Ricasoli con Ridolfi e Bufalini vollero osservare a Firenze il ruolo di capitale della cultura e della scienza alla vigilia della perdita del ruolo di capitale politica. Il barone insegue di nuovo la compensazione della crisi di una classe dirigente che si avverte come sempre più stringente con un grande progetto culturale da attuare nel solco dell'impresa del Bieset. C'è una coincidenza singolare nelle date che bene rappresenta una certa Firenze. Quando è aperto il cantiere che porterà alla nascita della nuova antologia, Pasquale Villari si sta trasferendo da Pisa a Firenze per rispondere alle chiamate come docente dell'Istituto di Studi Superiori e completare gli studi sul comune fiorentino che gli pose all'origine della nazione italiana. Nel biennio 1866-68, gli anni cruciali di Firenze capitale, sono anche quelli in cui Villari individua in Firenze la culla della civiltà comunale. Nel 1869 pubblicherà sulla nuova antologia un saggio fondamentale sulla Repubblica Fiorentina ai tempi di Dante, nel quale riecheggiava Mazzini quando scriveva che, cito,
La Divina Commedia è il principale fattore della intrinseca unità nazionale d'Italia. Questo diviene tema cruciale della concezione storiografica di Villari. Spadolini supera gli ostracismi crociani contro il professore dell'Istituto di Studi Superiore, esula Firenze in fuga dal Regno delle Due Sicilie nel 48 per la sua fondamentale assonanza con la visione villariana delle radici lunghe della nazione italiana. Non solo, Villari è figura ponte fra l'antologia e la nuova antologia e diviene personalità centrale nel panorama culturale fiorentino quando ormai la figura di Capponi è declinante anche per la cecità che lo ha colpito. Villari diviene il rifondatore dell'Istituto di Studi Superiori grazie a quella convenzione con Comune e Provincia del 72 propiziata dal sindaco Peruzzi che garantisce stabilità a un istituto nato sull'onda degli entusiasmi del 59 ma che la riforma del ministro Matteucci del 62 aveva svuotato di molte cattedre minandone la stessa sopravvivenza. Con le lettere meridionali Villari pone Firenze al centro della riflessione meridionalistica. La questione meridionale diviene questione nazionale grazie alla presa di coscienza che gli promuove, restituendo a Firenze una centralità morale e civile che non doveva essere oscurata dal trasferimento della capitale a Roma nel 1871. E poi si fa ispiratore di quelle inchieste nel Mezzogiorno che i giovani virgulti della nuova destra, Franchetti e Sonnino, promuovono e guidano sotto il suo occhio paterno, restituendo a tutta l'opinione pubblica italiana l'immagine veritiera e non più edulcorata di quelle terre difficili. Ma soprattutto è l'uomo che col suo magistero, ispirando questi giovani, concorre a rinnovare sul versante culturale il ceto politico della destra, che dopo il ritiro di Ricasoli a Blorio e il declino di Peruzzi colpito dal fallimento del Comune di Firenze sembrava come ripiegata e predestinata alla emarginazione politica. Villari è il professore per antonomasia nella Firenze di fine secolo, dopo essere stato ministro della pubblica istruzione col governo di Ludini. Dalla fine del secolo cumula l'insegnamento all'Istituto di Studi Superiori con quello di Scienza Politica e degli scrittori politici al Cesare Alfieri, durante la soprintendenza di Visconti Venosta, dopo la morte di Carlo Alfieri, divenendo il consigliere più fidato di Adele, la figlia nubile che gestisce l'eredità del padre. Non solo, sarà sempre Villari ad ispirare l'inchiesta promossa dal Cesare Alfieri in Calabria dopo il terremoto del 1905 che di recente è stata restituita alla riflessione storiografica grazie alla pubblicazione sapientemente introdotta di Giustina Manica sui terremoti calabri del 1905 e del 1908. Villari è la figura che meglio interpreta la tradizione del VSE in una Firenze che alla svolta del nuovo secolo è venata da tante irrequietezze intellettuali e sempre più insofferente dell'egemonia delle grandi istituzioni culturali che sono cresciute nel quarantennio post-unitario e che hanno concorso a porla al centro della cultura italiana. Ma tutto questo nasce per il coraggio e la lungimiranza di un ginevrino, fiorentino d'adozione, in sofferenza delle barriere della Firenzina che si proietta con l'antologia nel dibattito culturale europeo. Ci sono due libri che sono strettamente connessi, che si leggono in continuità e che non a caso Spadolini pubblica in rigorosa successione. L'idea d'Europa fra illuminismo e romanticismo, la stagione dell'antologia di VSE, pubblicata nell'84, e la Firenze di Gino Capponi, fra restaurazione e romanticismo, gli anni dell'antologia, che esce nell'85. Il primo è un libro tutto dedicato alla costruzione di un'idea d'Europa, disegnata muovendo dalla specificità del vecchio continente, come esaltata da Jules Michelet, a comparazione con le popolazioni asiatiche e africane. L'antologia fa propria la tesi dell'esistenza di quest'anima plurale d'Europa propiziata dalla sua geografia e alimentata dalle sue molteplici voci
che permette di parlare di letteratura europea, di diritto europeo, di economia europea, di educazione europea, di arti europee, e potrei continuare. Soprattutto permette di parlare di nazioni europee, risorgenti, fra le quali annoverare Grecia e Polonia, ma anche l'Italia, della quale si percepiscono i segni del proto-risorgimento e soprattutto appartiene fermamente a questa Europa che sta emergendo e che reagisce all'antistoria della restaurazione. Ma è il successivo volume, quello pubblicato nell'85, a darci la fondamentale chiave di lettura per comprendere la genesi dell'antologia. Emerge da questo studio a tutto tondo la figura di Capponi, intellettuale europeo. Gli apporti di conoscenza che Spadolini dà alla genesi dell'antologia sono fondamentali e innovativi, perché grazie a queste ricerche la figura di USA, pur mantenendo centralità anche per le sue idee innovative di operatore culturale, sfuma sotto la sovrastante figura di Capponi. Quella proiezione europea della rivista, che è tanto apprezzata da Spadolini, è tutta da ricondurre al Marchese, che si staglia come grande intellettuale europeo e che da Londra suggerisce a Giovan Pietro l'impianto della rivista. Fu il Marchese a individuare i corrispondenti della rivista dalle capitali europee. Fu sempre Capponi, il pigro marchese, come lo definisce Spadolini, alla cui vastità della cultura e delle conoscenze non corrispondeva pari impegno nella stesura delle opere, a condizionare il ginevrino, uomo notazione, pratico e laborioso quest'ultimo, oltre che innovativo nella visione del rapporto che corre fra cultura e mercato, ma tributario a Capponi della visione d'insieme della rivista che seppe interpretare al meglio gli spiriti innovatori del tempo. Infine, mi piace ricordare il libro Ponte fra 8 e 900 che Spadolini sottotitola da Porta Pia all'età giolittiana. Intendo Ponte perché non solo avvicina due stagioni della grande Firenze che Spadolini identifica nell'età dell'antologia e in quella della nuova antologia, ma anche avvicina due grandi promotori e organizzatori di cultura, Giovan Pietro Verset e Felice Lemonnier. L'editore coraggioso che con la sua Biblioteca Nazionale dette agli italiani le armi culturali utili a combattere la battaglia risorgimentale e avvicina nelle pagine della nuova antologia due figure cruciali e centrali della cultura fiorentina fra primo e secondo Ottocento, Gino Capponi e Pasquale Villa. È questa la Firenze che Spadolini restituisce alla riflessione storiografica. È la storia di una grande Firenze, che trae alimento da una pluralità di voci anche contrastanti, ma mai grette, mai chiusa nelle mura antiche. Grande perché sa farsi carico delle maggiori questioni nazionali e le sa interpretare in chiave europea. Grande, infine, perché sa cogliere e sostenere l'idea di progresso fondato sulla responsabilità umana, con tutti i suoi limiti e le sue possibili cadute. Spadolini delinea una storia e un impianto etico nel quale si riconosce nel leggere la grande storia di Firenze, ben sapendo che accanto a questa convive e talora riemerge e prevale la Firenze della chiusura e della inconcludenza, quella che è stata espunta dalle pagine di questa storia illustrata in molti tomi perché il professore la vorriva, ma che è sempre in agguato. Grazie. Ringrazio cari amici il professor Rogari che ha fatto un autentico affresco di quella che è la Firenze che esce dalle opere illustrate, che poi Spadolini considerava proprio il compendio insieme alla revisione di tutto quello che è la sua studio, la sua opera storiografica dedicata appunto alla nostra città. E è rimasto fuori un aspetto che io in conclusione ricorderei, perché è importante, non è solo da studioso ma anche dal punto di vista pratico, rivolto ai giovani, rivolto anche a meno giovani, ma che tanto hanno dato alla cultura. Si tratta di un premio. Vedete, l'idea scaturì, no, comune nel gennaio del 1981, dopo il discorso che Spadolini pronunciò a Lugano in ricordo di Giovan Pietro Gessé. E di lì a pochi mesi, nessuno poteva immaginarlo allora,
Spadolini sarebbe diventato presidente del Consiglio. Questo premio nacque allora il progetto di un premio internazionale, intitolato al fondatore del gabinetto scientifico e letterario, Gino Vrino, per origini familiari, fiorentino per tradizione. Nel suo nome sorgeva un autentico ponte fra l'Italia e la Svizzera, un premio biennale promosso dal Comune di Lugano e, sull'altra riva del lago, dal Comune di Campione d'Italia, l'enclave tricolore in terra elvetica. Un legame dove si combinano i sentimenti dell'ospitalità, il patrimonio della cultura, la lezione sempre viva e partecipe di quanto ha rappresentato, fin dal primo e durante il secondo Risorgimento, la terra elvetica per gli italiani, fedeli a principi di libertà, di tolleranza, di democrazia, di civile progresso di cui abbiamo parlato. Premio biennale, con cambio ogni volta della materia e quindi anche della giuria, da attribuire a cittadini italiani o svizzeri. Rilevanti le somme assegnate fin dalla prima edizione, conferita il 7 febbraio 1982 a Campione d'Italia. La sede si alternava fra Campione e Lugano di volta in volta. Due sezioni, la prima riservata a personalità emerite della disciplina prescelta, l'altra riservata ai giovani emergenti. Complessivamente 40.000 franchi svizzeri, 25 alla prima sezione e 15 alla seconda, come dire rispettivamente 15 milioni e 7 milioni e mezzo di lire, che in quegli anni 80 erano qualcosa di davvero rilevante. Vincitore del primo anno per la storia, in omaggio a Spadolini fu la materia prescelta, Carlo Ludovico Ragghianti, con l'opera fondamentale biografica Traversata di un trentennio e più in generale per il suo costante impegno culturale e civile. Rossana Bossaglia risultò vincitrice nell'84 per gli studi di storia dell'arte e le ricerche sui beni culturali. Gianfranco Contini nell'86 per gli studi di filologia e critica testuale. Nelle successive edizioni, furono 8 in tutto, premio durò 16 anni, ricordo fra i vincitori Edoardo Amaldi per la fisica nucleare nell'88, Giorgio Relli per la poesia contemporanea nel 90, Federico Fellini per il cinema contemporaneo nel 92, Carlo Bo per la saggistica e cultura letteraria nel 94 e infine Giovanni Sartori per la scienza politica nel 96. Premio è sopravvissuto alla vita stessa di Spadolini, ma non più di un paio di edizioni. Lo spirito che l'aveva ispirato prosegue nei rapporti della Fondazione con la città di Lugano. In occasione del suo intervento all'edizione inaugurale del premio, Spadolini aveva sottolineato 4 punti fondamentali racchiusi nell'iniziativa: il significato e l'attualità del filone dell'illuminismo culturale che nasce con l'antologia di Gessé e che percorre tutto il mondo moderno, il valore dell'amicizia fra l'Italia e la Svizzera, l'importanza del rilancio di un'Europa della cultura, l'Europa della ragione, è stato prima ricordato, di cui parlava Voltaire, la continuità e l'identità di un filone culturale che da Gessé arriva fino ai neoilluministi dell'Italia contemporanea, promotori in vari modi e in varie forme attraverso Gobetti, dell'opera di ringiovanimento collegata alle speranze di giustizia e libertà, di cui il primo vincitore, Ragghianti, ne era un'alta espressione. Ecco amici, siamo a conclusione del nostro convegno che avete seguito in diretta e vi ringrazio per averci appunto seguito, ma che poi potrete anche rivedere perché è registrato su YouTube nei nostri siti. E poiché parliamo dalla Fondazione Spadolini, dalla biblioteca della Fondazione, tengo a dirvi che con il gabinetto di sé abbiamo organizzato proprio in questa sede una mostra dedicata all'antologia, l'antologia nel suo divenire, l'antologia creata da Gessé e quello che era il suo mondo di quegli anni così ricordati in questi interventi dal 21 al 32 e dopo con l'eredità della nuova antologia. Questa mostra è visibile online perché è già stata diffusa soprattutto ad uso delle scuole e è in presenza per chi vuole venirla a vedere negli orari della biblioteca fino al mese di giugno del prossimo anno, cioè del 2020.